Pace a tutti. Chi ha la parola di Dio la può aprire in Daniele, capitolo 3, dal versetto 13. Allora, leggo. Allora Nabucodonosor, irritato e furioso, ordinò che gli portassero Sadrach, Mesach e Abednego. Questi furono condotti alla presenza del re. Nabucodonosor disse loro: Sadrach, Mesach, Abednego, è vero che non adorate i miei dei e non vi chinate davanti alla statua d'oro che io ho fatto erigere? Ora appena udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti, siete pronti a inchinarvi per adorare la statua che io ho fatta. Se non la adorerete, sarete immediatamente gettati in una fornace ardente. E quale Dio potrà liberarvi dalla mia mano? Sadrach, Mesach e Abednego risposero al re: O Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto, ma il nostro Dio, che noi serviamo, ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco, dalla fornace ardente e dalla tua mano, o re. Anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i tuoi dei e i tuoi adoreremo la tua statua d'oro che tu hai fatto erigere. Continuando il messaggio 24, leggiamo: allora il re Nabucodonosor fu spaventato e andò in gaffretta a dire ai suoi consiglieri: non erano tre gli uomini che abbiamo legato e gettato in mezzo al fuoco ardente? Quelli risposero e dissero al re: certo, il re. Eppure disse ancora il re: io vedo quattro uomini sciolti che camminano in mezzo al fuoco senza avere sofferto nessun danno, e l'aspetto del quarto è simile a quello di un figlio di Dio. Fin qui la parola. Cos'è che vediamo in questa parola? Chi erano questi tre uomini? La parola qua non ci parla chi era il diretto, il profeta Daniele. Non erano servitori, non erano, possibile dire, pastori, evangelisti, coloro che credono di avere un ministero e magari proclamare la parola del Signore e dire: sì, noi siamo già arrivati, siamo santi, siamo salvi, e magari arrivare qualcuno al di fuori che ci proclama la parola e può dire la salvezza è Gesù, vero? Quindi questi tre uomini, spinti da ciò che questo re cercava di mettere paura, loro cosa avevano in più? Non conoscevano ciò che Dio avevano, ma avevano un insegnamento, avevano un comandamento. In Deuteronomio ci porta: tu non avrai alcun Dio all'infuori di me, perché tu servirai solo me. È vero, loro cercavano il Signore, ma non si abbatterono al proprio re, non ebbero paura della fornace ardente. Ora noi che andiamo avanti, mettiamoci al loro panno, ai loro panni. Se noi crediamo di essere già salvati, se noi crediamo di essere già pronti, se noi ci troviamo davanti a questo re che ci dice: o fai questo o niente, cosa rispondiamo? Avremmo la fede che hanno avuto questi tre uomini?
Avremmo il coraggio di affrontare un re che ai tempi sapevano che poteva distruggerli da tutto ciò che lui poteva fare, come consigliò di fare, come disse di fare. Eppure loro credevano a un solo re, ed è il nostro re, è il re che ci libera. Quindi affrontarono questa situazione, affrontarono realmente ciò che Dio poté fare in loro, ma non avvenne solo in loro la salvezza. La parola di Dio ci parla chiaro che subito dopo averli liberati, tutti, sia Daniele che questi tre uomini gridarono al popolo di Dio: Dio è con noi. Non disse sulla determinata parola, sulla determinata persona o sulla singola persona, ma disse a tutto il popolo: Dio è con noi. Ora, quando noi crediamo nel nostro Signore, Dio ci ha donato il suo Spirito, Dio ci ha fatto suoi servi, perché Dio ci ha scelto, come diceva il fratello, Dio ci ha scelti, non siamo stati noi a scegliere Dio, ma Dio ha scelto noi. Eppure loro nella fornace ardente gridavano al Signore, lodavano il Signore: Signore, intervieni, intervieni. E come è scritto nella parola, quando due e tre sono radunati nel mio nome, io sono lì con voi. Amen. E qui la parola ci indica che il re stesso ne vide quattro uomini e vide il figlio di Dio in quel momento che stava parando, che liberava gli uomini che lui aveva fatto legare. Quale demone, se noi abbiamo il Signore, ci può legare? Se noi abbiamo il Signore realmente, quale demone ci può tenere stretti? Però siamo sempre là, possiamo dire: ah, il Signore ci libera. Questi uomini ebbero fede in Dio. Questi uomini proclamarono e fecero vedere al re che esiste un re che è superiore a coloro che si fanno chiamare re. È un re che verrà. E la stessa parola Dio ci indica pure che Dio non cambia. Come liberò il popolo di Israele, liberò il popolo di Giuda, e Dio ha mandato il suo figlio per poi lui tornare e liberare noi. Quindi la parola di Dio non cambia, è sempre quella. Io mi sono sentito nel cuore di leggervi questo e ho chiesto a Dio: Signore, io non ho mai predicato, non ho mai annunciato la parola, fammi dire ciò che tu vuoi. Ma una parola solo che continua a dire, e qui, anche guardando e ripetendo sempre la mia testimonianza con altre persone che parlo, dico sempre: ci vuole fede. Lo abbiamo cantato poco fa, la fede, e la presenza del Signore entrò subito, e abbiamo notato come entrò la fede. Dio vi benedica. Gloria a Dio, alleluia. Ci vuole fede e dobbiamo essere come questi uomini. È chiaro che il messaggio è chiaro, ed è chiaro che questo messaggio deve essere chiaramente chiaro in ognuno di noi. Vi faccio notare che questi uomini dissero al re: o re, il nostro re è potente da scamparci. Ma anche se non lo facesse, noi non resteremo, non vacilleremo, perché da un lato questi uomini capivano che Dio poteva e può fare ogni cosa, ma dall'altro lato capivano pure che non sono loro a dire a Dio quello che deve fare, ma volevano sottomettersi alla sua volontà. Se Dio vuole che io resto in vita, io resterò in vita. Se Dio vuole che muoio, io morirò, ma nell'un caso o nell'altro caso non perderò mai il contatto. Dio è con me. E Dio è con te, fratello. Dio è con te, sorella. Nelle tue afflizioni, nelle tue limitazioni, nei tuoi problemi, nelle tue malattie, in ogni circostanza di brutto o di bello che stai vivendo,
Dio è con noi. E come ha detto il fratello, è con noi, con tutti noi. Non si è dimenticato di te perché sei piccolo, o di te perché sei vecchio, o di te perché sei donna, o di te perché sei uomo, o di te perché sei con pochi capelli, o perché c'hai una bella chioma. No, Dio non si è dimenticato di nessuno. Siamo noi che ci dimentichiamo molto spesso, che al contrario il Signore non ha mai dimenticato nessuno. Amen. Gloria al Signore. Nient'altro per stasera, fratelli, come abbiamo ascoltato, sempre guidato dal Signore. Mercoledì prossimo avremo altri fratelli che porteranno un messaggio ispirato dallo Spirito Santo, e chi si sente nel cuore, alleluia, non si biasimi, come dire, non si limiti a dirmi, perché è giusto, come il fratello stesso ha sottolineato nel messaggio, Sadrach, Mesach e Abidenego non avevano galloni, non erano, non dobbiamo essere etichettati per... abbiamo bisogno di poltrone, ne abbiamo bisogno di onorificenze, però dice la parola, se tu hai una parola che edifica, apri la bocca e dilla, ma se non hai una parola che edifica, state in silenzio, perché appena apri la bocca fai danno, e non sai molto spesso di quale spirito sei animato. Amen, amen, gloria al Signore. Siano le tue parole poche. Ieri sera abbiamo avuto un incontro di preghiera con i ragazzi, e Dio ci ha visitato e ci ha benedetto grandemente. Dio ha parlato in mezzo a noi, e so molto chiaramente qual è la visione di Dio, e so chiaramente che il Signore ha aperto la sfodera della sua spada e comincerà a vergare tutti coloro che si sono permessi di toccare uno di questi minimi, di queste minime pecore. Comincerà Dio a vergare, e la sua furia non la potrà fermare nessuno. Pertanto copriamoci sotto il sangue di Gesù, e se abbiamo fatto qualcosa di male abbiamo ancora tempo di piangere ai piedi del Signore, di dire: Signore, perdonami, io voglio tornare ai tuoi piedi. E quanti a me e alla casa mia, noi serviremo l'Eterno. Amen. Ed è a Lui, fratelli, ed è soltanto a Lui che noi diamo onore, gloria e imperio, per Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen.